Un fondo di garanzie per agevolare l'accesso al credito e prevenire l'usura di imprese e famiglie ed il progetto di adozione sociale per le famiglie a rischio usura sono i temi principali del convegno svoltosi presso la Camera di Commercio di Avellino. L'iniziativa è stata promossa da Confidi Campania, Associazione Finetica Onlus, sotto egida del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Non è un caso se questo convegno parte proprio da Avellino, dove la sensibilità e il grande interesse per i temi di accesso al credito per le imprese sono sempre presenti nell'agenda del Presidente della Camera di Commercio, Oreste La Stella. Qual è l'importanza dell'evento di oggi e che cosa si aspetta da questo convegno? Beh, io penso che sia fondamentale per quanto riguarda tutta una fetta dell'economia irpina, ma il progetto, come si sa, è regionale, viene presentato per la prima volta qui in Campania, proprio ad Avellino. Perché dico una fetta importante dell'economia? Perché si rivolge a tutte quelle fasce meno abbienti che sono purtroppo altamente a rischio usura e quindi praticamente sono quelle persone che più facilmente possono finire fra le grinfie del racket. Allora uno strumento come un fondo di garanzia per le piccolissime aziende, proprio per le famiglie, permette effettivamente di avere una sorta di paracadute ed evitare quindi di incappare nella trappola degli usurai. Come Camera di Commercio noi già in passato abbiamo sostenuto proprio il microcredito con dei fondi messi a disposizione proprio dalla Camera e sono state attivate tante pratiche sul territorio irpino, a maggior ragione quindi abbiamo ritenuto necessario e opportuno dare il patrocinio a un'iniziativa come questa. La progressiva diffusione dei fenomeni dell'economia criminale e in particolare del credito illegale, la gravità delle conseguenze sul corretto funzionamento del sistema economico e le forti sollecitazioni provenienti dalla società civile spinsero Parlamento e Governo a introdurre nel nostro ordinamento giuridico una disciplina organica in materia di usura. La legge numero 108 del 1996, disposizioni in materia di usura, si fonda infatti su tre pilastri: la riformulazione del reato di usura, l'istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di competenza del Ministero dell'Interno, l'istituzione di un fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quali sono strumenti efficaci per sostenere le vittime dell'usura, estorsione, le persone che decidono di denunciare? Mettere a disposizione delle persone che sono potenziali vittime uno psicologo che lo sostiene psicologicamente, un civilista che lo sostiene per quanto riguarda la costituzione di parte civile e tutto quello che riguarda il rapporto con il tribunale. Poi ci sta il penalista che lo accompagna a fare la denuncia e lo sostiene durante il processo penale e poi sta il commercialista perché se ha un'attività imprenditoriale l'affianca e lo sostiene e dà suggerimenti per poter limitare i danni. La cosa più importante successivamente è che fatta la denuncia, questa task force gli prepara l'istanza da presentare alla prefettura nella quale sono segnati i danni materiali e morali. Questa istanza, una volta che il numero di valutazione della prefettura l'ha approvato, viene mandata al Ministero dell'Interno, al commissario nazionale, il quale poi provvede a dare i ristori richiesti che sono previsti da leggi nazionali. Quindi è un percorso questo qui. Importante che si conclude con l'accompagnamento fino alla fine, il sostegno fino a quando ne ha bisogno, ma gli fa anche recuperare le risorse economiche che ha dovuto perdere essendo vittima di usura e di estorsione. Usura e racket sono le attività criminali direttamente legate alle organizzazioni criminali e una società civile non può avere come la prima azienda la mafia e quella che in assoluto fattura più di tutti. In che modo lo Stato deve dare la risposta, in che modo deve contrastare e sconfiggere tali fenomeni? Lo Stato ha varie azioni, opera sul campo della prevenzione facendo
un'azione di conoscenza sui giovani, ma anche sugli imprenditori, e nel convegno che si è svolto oggi veniva presentata proprio una piattaforma nel quale si proponeva l'educazione finanziaria come elemento fondamentale perché lo stesso imprenditore sappia sia presentarsi agli istituti di credito sia accompagnare il proprio piano di azione con un adeguato supporto. Dall'altro lato c'è un'azione di contrasto delle forze dell'ordine molto forte e ancora un'azione che deve essere svolta tutti insieme, facendo rete con associazioni, forze dell'ordine, istituzioni, per accompagnare le persone che sono vittime di usura e di racket al momento della denuncia. Il 70% del fondo venga utilizzato in favore di Confidi e 30% in favore di fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Lo scopo della prevenzione dell'usura delle associazioni e fondazioni può risultare anche attraverso forme di tutela, assistenza e informazione. Meritodicredito.it è un portale web contenente un percorso formativo del tutto gratuito e dedicato all'educazione finanziaria di base delle micro, piccole e medie imprese. È uno strumento che nasce essenzialmente per i professionisti, gli imprenditori e le micro e piccole e medie imprese ed ha lo scopo, con parole molto semplici, di fornire quelle che sono le indicazioni principali per creare e mantenere nel tempo una credit reputation positiva e una struttura finanziaria equilibrata che sono oggi alla base in effetti di un buon rapporto tra la banca e l'impresa. Come noto, negli ultimi anni i sistemi di accesso al credito sono molto cambiati, per cui è ora che l'impresa impari quali sono le nuove regole di ingaggio per l'accesso e per non restare esclusa dal sistema finanziario. Attraverso questo percorso appunto l'impresa imparerà a rapportarsi al meglio con il sistema bancario, capirà che deve migliorare il rapporto rendendolo sempre più completo, diretto e trasparente. A oltre 30 anni dalla sua costituzione, Confidi Campania si conferma ente che dà supporto ad oltre 3.000 aziende. Fin qui ha accolto richieste di finanziamenti per circa 400 milioni. Ad oggi registriamo un dato positivo, afferma il presidente Confidi Lucio Donadio, che testimonia efficacia dei fondi dedicati alla prevenzione usura a favore di quelle imprese a cui è stato negato accesso al credito. Infatti, nel 95% dei casi il finanziamento viene regolarmente restituito. Pertanto vengono registrati due aspetti positivi. Il primo, i fondi rientrano nel circuito e danno aiuto a ulteriori imprese. Ma aspetto più rilevante è il numero di imprese che ricevono la possibilità di rientrare nel mercato e riportare la serenità anche nelle proprie famiglie. Usura è una piaga per la società, un vero e proprio dramma che colpisce ogni fascia della popolazione, operatori economici, le famiglie, incidendo di conseguenza anche sul mercato. Quale dovrebbe essere la risposta della società civile per contrastare questi fenomeni? Questo fenomeno, che col tempo avrebbe dovuto affievolirsi, in realtà è diventato sempre più cruciale, più cruente, più forte nella nostra società, ed è diventato tale perché la povertà è aumentata tanto. In realtà non c'è più un'equa distribuzione della ricchezza. E non c'è mai stata, ma c'era un periodo in cui il divario non era esagerato fra i ricchi e i poveri. Ora anche la classe media sta diventando povera, cioè questo fenomeno allargherà sempre di più, e se non cambia qualcosa nel modo di gestire l'economia e l'aiuto all'economia reale, che non esiste più perché ormai siamo tutti quanti globalmente nelle morse di una società che va verso un'economia speculativa, la grande finanza, le lobby finanziarie, a cui ormai sono asserviti tutti i poteri forti. Articolo 47 della Costituzione italiana afferma: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Nonostante ciò, il fenomeno dell'esclusione finanziaria, specialmente nel Mezzogiorno, continua ad essere un fenomeno diffuso. Che fare allora?
quali devono essere le soluzioni, i percorsi per sciogliere il nodo di questo problema? Beh, io credo intanto che le banche debbano decidere di fare le banche, devono sostanzialmente capire che una volta per tutte, ma di fatto sono nate per questo, il risparmio, cioè il denaro che raccolgono dalle persone, dalle famiglie e dalle imprese che hanno denaro da mettere all'interno della banca, serve per essere prestato. La banca è un soggetto che fa intermediazione tra chi i soldi ce li ha e chi ne ha bisogno per i propri progetti. È fondamentale che le banche recuperino questa funzione che hanno un po' perso. Il microcredito è lo strumento più noto della microfinanza, motore di inclusione finanziaria e leva di sviluppo economico. Pio Montesoma, il microcredito sociale non si limita di un semplice sostegno finanziario alle persone non bancabili, ma fa offerta integrata di servizi di assistenza. Perché è fondamentale per Pio Montesoma l'attenzione alla promozione umana? Attraverso la prevenzione umana e quindi naturalmente la discussione, l'educazione delle persone e in particolare l'educazione finanziaria di queste, si possa arrivare abbandonare le ultime classi dell'esclusione e piano piano risalire verso una economia legale e assistita dal circuito bancario nazionale.